Tanchè, ne ha facoltà per 7 minuti. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, professor Draghi, mi rivolgo innanzitutto a lei perché devo dirle che è l'unico vero elemento di novità tra i banchi del governo. Le ricordo che sino a pochi giorni fa sulla sua poltrona sedeva un oscuro avvocato che sino all'ultimo ha provato a difendersi, a portare a casa, diciamo, la propria pelle con un mercato osceno di parlamentari. Per cui per persone come noi, intellettualmente oneste, non possiamo che vedere un miglioramento da questo punto di vista con la sua presenza. Ma vede, Presidente, se il mio sguardo si allarga ai suoi compagni, e le apro una parentesi, compagni non è un termine che uso in modo casuale, di viaggio, e allora il mio sguardo vede, ad esempio, lo stesso Ministro della Salute, il Ministro Speranza del Governo Conte, il Ministro della Salute che purtroppo al primato molto macabro del più alto numero di morti di Covid in proporzione alla popolazione. Al Ministro della Salute, che è lo stesso che ritirava in tutta fretta un libro che aveva scritto per autocelebrarsi sulla gestione della pandemia. E lo stesso Ministro, signor Presidente, che invitava gli italiani a essere delatori coi propri vicini di casa, in piena, diciamo, sintonia con quella che era la Germania dell'Est. Se allargo il mio sguardo, Presidente, il suo Ministro degli Esteri è lo stesso del governo precedente, di quel governo che ha messo sullo stesso piano l'alleanza con un paese storico come gli Stati Uniti d'America rispetto alla Cina, che, se mi consente, è una dittatura spietata. E lo stesso Ministro, in questo lei dovrebbe essere attento, essendo una persona anche colta, che credeva che la Russia fosse un paese del Mediterraneo e che Pinochet fosse l'ex dittatore del Venezuela. Questo è il suo Ministro degli Esteri. Ma se guardo ancora oltre, vedo lo stesso Ministro dell'Interno, lo stesso Ministro che ha cancellato i decreti sicurezza, lo stesso Ministro che ha aperto i porti all'immigrazione clandestina, quello che di nuovo ha reso l'Italia il campo profughi dell'Europa. Lo stesso Ministro che ha agevolato di fatto che arrivassero su questa sponda del Mediterraneo i terrorismi islamici. E signor Presidente, non sono opinioni, sono fatti, perché l'attentatore di Nizza era un tunisino che era sbarcato a Lampedusa. Quindi mi dispiace, ma il suo non è il governo dei migliori. E mi dispiace, Presidente, che se lei sia la foglia di fico di un governo dei peggiori e, se mi consente, anche dei soliti. Vede, in ogni caso le voglio dire, signor Presidente, che Fratelli d'Italia avrà un'opposizione, o meglio, una posizione patriottica e di responsabilità, perché per noi l'interesse nazionale non è una delle possibilità della politica, è il nostro elemento costitutivo della nostra identità. E allora le voglio dire che noi ci siamo stati, Presidente, sia nei governi precedenti per sostenere le imprese, per sostenere i lavoratori e le famiglie in questo periodo di crisi. Noi ci saremo, Presidente, sul Recovery Fund, però che non sia buttato via per un assistenzialismo ideologico. Noi ci saremo per la crescita di questa nazione, ma spieghi ai suoi compagni di viaggio che la crescita è sempre felice, che è la decrescita che invece è infelice per una nazione. Noi ci saremo per una difesa sempre alta dell'interesse della nostra nazione. E lei non avrà, mi rivolgo a lei, non a voi, lei avrà i nostri voti, Presidente, quando farà le cose giuste per l'Italia e per gli italiani.
Vede, capisco che la nostra posizione può essere anche lei incomprensibile. In questi giorni chi ha dovuto fare molte riunioni su sottosegretari, ministri, poltrone. Noi a lei i nostri voti glieli diamo senza chiedere nulla, nulla in cambio. Vede, Presidente, però in tutto questo mi piacerebbe, visto che nella sua maggioranza c'è stata anche nei primi atti una sorta di continuità con le abitudini del governo Conte. Si parla di lockdown generalizzato, senza una strategia. Ci sono gli annunci serali agli imprenditori, come faceva il presidente precedente, e l'ultima, quelli della montagna, che hanno saputo alla sera che alla mattina non potevano aprire. Nell'assoluta indifferenza del suo governo, anzi userei una parola peggiore, nel disprezzo per chi vive del proprio lavoro e non vive grazie al reddito di cittadinanza. E le dico, stia attento, glielo diciamo noi dell'opposizione, che lei non venga commissariato, che non ci sia qualcuno che voglia usare il suo nome per continuare a giocare sul futuro della nazione. Ma le chiedo, Presidente, lei da che parte starà? Starà dalla parte dell'interesse nazionale o dalla sudditanza a potenze straniere, certe anche non democratiche? Lei starà dalla parte di chi vuole lo sviluppo, la crescita o di chi continua a credere sussidi e mance? Lei, Presidente, sarà per la sicurezza degli italiani, per l'integrazione dell'immigrazione, quella che anche noi vogliamo regolare, o starà contro la sicurezza degli italiani per liberi tutti e per il traffico di esseri umani? Lei sarà per lo shock fiscale, per liberare le imprese, o starà invece con quelli che stanno chiedendo la patrimoniale? Presidente, quando una maggioranza è così divisa in questioni così profonde, senatrice, può depositare tutto il suo discorso. Non può finire.